Conti, da Associazione Culturale Luca di Montegarda e Arci Alto Garda. E siamo molto contenti che siete così numerosi e a questo appuntamento che è il quarto, quindi abbiamo superato la metà, con oggi abbiamo superato la metà del nostro percorso, della stagione Pirosa, che è una stagione sulle tematiche di genere che abbiamo ideato insomma insieme in queste due associazioni e con la collaborazione di vari enti che poi vi eleggerà l'Alberta. E appunto siamo al quarto appuntamento, dopo un primo appuntamento con la presentazione del libro appunto di Monica Lanfranco a Bro, di cui però poi vi parlerà Roberta perché è legato strettamente all'appuntamento di questa sera e poi vi spiegherà come. Un secondo appuntamento ad Arte invece con Cubì di Federica Chiusole. Il terzo appuntamento è stato invece a Riva del Garda con Modra, con i rifiuti speciali di Trento. E quindi è una rassegna itinerante in tutta l'Alto Garda e l'Edro. E perché abbiamo voluto creare una rete di due associazioni e anche di comuni e di comunità. E oggi siamo qui per il quarto appuntamento appunto con Manutenzione Uomini a Nudo, di cui poi vi parlerà Roberta che come Angie ha seguito tutta l'organizzazione di questo bel progetto. Invece io sono qua per ricordarvi i prossimi appuntamenti, gli ultimi due appuntamenti di Pirosa, che saranno il 21 marzo sabato a Tenno, al Teatro di Tenno, con la data a cui noi teniamo anche molto perché è la nostra, il nostro spettacolo di Luca, della nostra compagnia, che Metti una marca sul carro armato. È uno spettacolo sull'educazione di genere, quindi come iniziamo ad educare sin da piccoli bambini con i giocattoli ad avere due ruoli ben precisi, maschile e femminile, e insomma, e capiremo come funziona, cosa ci porta tutto questo nello spettacolo. E poi vi ricordo anche l'ultimo appuntamento, che è invece il 27, che è un venerdì e non un sabato, attenzione bene perché è l'unico venerdì in rassegna e non di sabato, con Passage, che invece è uno spettacolo di Teatro in Corso, Spazio 14, Compagnia di Trento, che porta invece in scena la tematica del rapporto della donna con l'invecchiare, l'obbligo della bellezza, insomma, quest'altro aspetto delle tematiche. Ok, ricordando gli altri appuntamenti, ora torniamo invece all'appuntamento di oggi e Roberta ci parlerà di com'è nato. Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Siamo, come diceva Ornella, all'interno di una rassegna sovracomunale, per cui mi si permette innanzitutto di ringraziare chi ci ha permesso con un supporto di entusiasmo, ma anche un supporto economico che si sa, se non esiste, non permette alle associazioni di realizzare quello che poi voi potete godere. Per cui io ringrazio la comunità di Valle, per cui la comunità Alto Garda e Ledro, i comuni che hanno sostenuto con una passione. E è stato bello vedere come c'è stato un coinvolgimento anche da un punto di vista sentimentale, quasi romantico a questo progetto. Per cui ringrazio il primo comune che ci ha ospitato, il comune di Bro, il comune di Arco, che vedo un paio di assessori in sala, il comune di Riva del Garda, non l'ho visto se c'è, mi scuso, comunque ringraziamo anche il comune, lo metto per ultimo, di oggi, di Ledro, il comune di Tenno, che ci vedrà ospiti il sabato prossimo, e infine il comune di Nago Torbole. Per il comune di Ledro ringrazio tantissimo, abbiamo qui l'assessora Serena Tolotti, alla quale chiederei di unirsi per due parole. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Siete tanti, sono proprio contenta, sono felice insomma, di questa cosa, per noi che lavoriamo tanto per fare queste serate. Allora, questa serata di Uomini a Nudo rientra nel marzo Donne Eventi Ledro, nato 4 anni fa, voluto dall'amministrazione di Ledro e accompagnato da un tavolo delle pari opportunità che mi dà una mano in tutti gli eventi che facciamo insomma, nel mese di marzo. Allora, prevede incontri di informazione, prevede spettacoli, film e prevede delle mostre, insomma anche delle mostre artistiche. Allora, voglio ringraziare, anche io prendo l'occasione questa sera, visto che siete tanti, per dirvi chi ci aiuta a poter fare questi eventi. Allora, la provincia autonoma di Trento, con la Cinformi, che ci sta facendo organizzando delle serate di badantato,
sul territorio. Il circolo fotomatori della Valle di Ledro, come potete vedere ai lati della sala sono esposte delle fotografie, e questa rassegna e questa mostra quest'anno è stata intitolata Sfaccettature di donne. Vi chiedo dopo proprio di vederla perché è proprio interessante, ha dei particolari molto, molto insomma, speciali a mio parere. Dopo volevo ringraziare l'associazione Vaccinare Informatica, è stata con noi ieri sera, abbiamo fatto una serata di informazione sui vaccini, anche quella molto partecipata, è andata bene anche quella. Poi volevo ringraziare l'associazione culturale, il mappa, l'agitazione, chi mi conosce lo sa. Allora, l'associazione culturale Il Mappamondo, che domenica 22 proietterà un film a Molina, che sarà La ragazza delle balene. Poi volevo ringraziare la comunità per questa serata, con tutti i comuni che hanno aderito, la Cassa Rurale Alto Garda, la Cassa Rurale di Ledro, per finire quei centri aperti e Casa Mia, che hanno organizzato insieme al tavolo delle pari opportunità e la biblioteca. Chiuderemo marzo donne e eventi Ledro con le bambine di Ledro e delle elementari, faremo una giornata di pippi calze lunghe, una bella giornata, una bella, e finiamo l'evento Ledro marzo donna quest'anno dedicata alle piccole donne di Ledro. Ecco. Bene, grazie a tutti, buona serata. A voi grazie. Manutenzioni uomini a nudo è una pièce teatrale che è stata ricavata dal libro che Monica Lanfranco ha pensato di scrivere raccogliendo le risposte che gli uomini hanno dato a domande che lei ha fatto. Il libro si intitola Uomini che odiano, poi cancellato, amano le donne, a rappresentare, a significare che c'è una parte maschile diversa da quella che invece leggiamo sulle cronache dei giornali. Sappiamo che ieri e oggi in prima pagina dei quotidiani locali c'è l'ennesimo femminicidio. Anche Trentino non è immune da questo dramma, da questo fenomeno che ancora non è stato affrontato con la giusta serietà, in maniera troppo spezzettata, quando ci vuole una forma organica di coordinamento e soprattutto una coscienza che molto spesso non appartiene agli uomini. I maschi, fin da bambini, non ricevono quell'educazione a poter esprimere se stessi, per cui spesso non riflettono su di sé, sul proprio corpo, su delle reazioni, dei sentimenti, dei desideri che possono avere. Monica Lanfranco ha lanciato alcune domande rivolte proprio agli uomini. Ad esempio, che cos'è per te la virilità? Che cos'è per te la sessualità? Come vedi la pornografia? Cosa pensi quando leggi di violenza all'interno di un rapporto di coppia? Gli uomini in questo modo, superato il primo momento probabilmente di stupore, hanno iniziato a rivolgere lo sguardo su se stessi, a pensare ai propri sentimenti, ai propri timori, ai propri dubbi, alle esitazioni, a guardare il proprio corpo, quindi finalmente a creare un'interazione tra testa, sentimento e fisicità. Lei ha raccolto queste risposte, che sono state numerosissime, erano 6 le domande e 300 risposte, per cui fate voi i calcoli, che quando sono agitate i numeri li do ma non riesco a fare i calcoli. 1800 risposte, lei ha selezionato quelle che potevano dare un'informazione diversa, sfaccettata, per far capire che c'è proprio una sfaccettatura anche in un mondo maschile. Per fortuna gli uomini non sono tutti uguali. Da questo libro, che anzi, se volete, è in vendita, lo trovate all'esterno della sala, e si è pensato di ricavare questa pièce teatrale, ma è stato il primo teatro sociale, il primo esperimento in Italia per uomini, dove non sono attori professionisti che mettono in scena sentimenti, pensieri, esitazioni, che non mettono le proprie paure, le proprie ansie
secondo un copione di gente professionista, sono uomini comuni, uomini dei comuni, perché sono proprio i comuni che hanno supportato questo progetto, che hanno deciso di dare una voce diversa a quella parte maschile che con noi si ribella per dire basta violenza sulle donne. Mi taccio perché non saprei più cosa aggiungere, ma poi penso che non siate venuti qua a sentire me, ma a scoprire Monica Lanfranco che sali, togli questo imbarazzo della. E i nostri lettori, buona